e denari. Allora, un gran bel tema quello che affrontiamo adesso, un po' complicato almeno per le notizie che abbiamo fino a questo momento, però vale la pena già cominciare a raccontare qualcosa ai nostri ascoltatori che chiaramente da qualche mese a questa parte sono molto preoccupati per lo stato di salute del sistema bancario italiano. Ne raccontiamo una al giorno, oggi per esempio ci sono tante notizie in casa Monte dei Paschi, per fortuna il titolo respira un po', più 6%, c'è un'informativa da parte dell'amministratore delegato Marco Morelli al Consiglio di Amministrazione sullo stato dell'arte di questa banca che deve liberarsi di un maxi pacchetto di sofferenze, e questo è il grosso problema appunto di Rocca Salimbeni, di Banca Monte dei Paschi. C'è un piano di rilancio che verrà presentato da Corrado Passera, e poi c'è un piano di esuberi che verrà esaminato da un bel po' di posti di lavoro. Insomma, molta carne che mi veniva da dire carne che bolle in pentola, che non è esattamente... Per un brodo magari. Esatto, però insomma tante notizie. Per il sistema bancario italiano però anche lo scorso weekend è stato ricco di notizie, perché c'è stato un evento particolarmente importante, anzi un doppio evento direi. L'approvazione del progetto di fusione tra la Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare da parte delle due rispettive assemblee degli azionisti, che darà vita al terzo gruppo italiano bancario alle spalle di Intesa San Paolo e Unicredit. La nuova banca si chiamerà Banco BPM SPA, avrà 4 milioni di clienti, 2.467 sportelli, una quota di mercato dell'8,2%. Perché è importante questa operazione, Nicoletta? Perché si tratta della prima aggregazione scaturita dalla legge che ha imposto la trasformazione delle popolari in società per azioni. Il processo che ha portato a questa integrazione, che sarà pienamente operativa dal 1 gennaio del 2017, è stato lungo, è stato molto complesso ed è stato anche caratterizzato dalle rigorose richieste della Banca Centrale Europea alle prese con l'esame della sua prima fusione dopo l'avvio dell'unione bancaria. Quindi è la prima di tutto questa fusione. Una bella responsabilità. Ecco, in tutto questo però anche qualche nota dolente c'è, perché è prevista l'uscita di 1.800 dipendenti. Lo faranno, insomma, pare su base volontaria, quindi anche questo sarà un procedimento complesso. E viene prevista la chiusura di 335 filiali su tutto il territorio, che contribuiranno a far raggiungere al gruppo sinergie a regime per 460 milioni di euro. Ma quello che interessa a noi è capire cosa cambia per i piccoli risparmiatori, per i clienti delle due banche distinte, per le migliaia di soci di queste due banche. Allora è venuto a raccontarci qualcosa Patrizio Basile, analista della società di consulenza finanziaria indipendente Consultic, che viene spesso a farci da consulente la società a cuore denari. Patrizio Basile, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Poveretto, ha studiato tanto per me ieri per raccontarci delle cose interessanti. Adesso vi racconteremo appunto tutto ciò che è necessario sapere su questa integrazione. Io tra l'altro direi che posso anche invitare i nostri ascoltatori a scriverci al 349-238-6666 se volete. C'è la modalità SMS, quella gratuita WhatsApp che monitora Nicoletta, oppure potete anche chiamarci all'800 24 00 24. Allora Basile, intanto direi di cominciare un po' a ragionare sulla reazione di borsa che c'è stata ieri, all'indomani appunto delle due assemblee dei soci, perché ieri i titoli hanno avuto, soprattutto il Banco Popolare, un bel movimento. È partito schizzando del 5%, poi sul finale ha terminato la seduta in negativo, ed è stata negativa anche la quotazione appunto della Popolare di Milano. Oggi le vedo invece in forte ripresa: per il Banco Popolare più 3,50, per la Pop Milano più 2,70. Dico anche i prezzi, già che ci siamo: il Banco Popolare vale 2,65 euro, Pop Milano 42 centesimi di euro. Allora, l'integrazione significa naturalmente far sì che queste due azioni diventeranno un titolo unico, sempre immagino a partire da gennaio. Basile, mi corregga se sbaglio. A che prezzo? Che prezzo troveremo in borsa? Tanto per chiarire il primo aspetto, e come valuta la reazione di borsa che c'è stata ieri e anche quella che c'è oggi? Allora, la reazione di borsa che c'è stata ieri sostanzialmente è stato un riallineamento dei valori delle due azioni ai valori di concambio fissati in base agli accordi di fusione. Venerdì scorso c'era ancora incertezza sul quale sarebbe stato l'esito delle due assemblee, e quindi la reazione di borsa di ieri è stata quella, dopo l'approvazione della fusione da parte di entrambe le assemblee, di riportare i valori di mercato delle azioni a valori esattamente corrispondenti a quelli che sarebbe stato il rapporto di concambio
fissate. Il concambio significa che naturalmente dal 1 gennaio ci sarà un'unica azione che avrà un determinato prezzo e quindi il prezzo attuale delle due banche distinte deve essere convertito in quel prezzo là. Io l'ho banalizzata molto, ma insomma per gli ascoltatori che non hanno mai sentito parlare di un fenomeno finanziario di questo tipo, Basile. È così, e verranno scambiate le azioni, quindi i vecchi soci concederanno le vecchie azioni e riceveranno, in base ai rapporti prefissati, una nuova azione della nuova banca nascente. Per quanto riguarda invece la valutazione di quello che si troveranno come prezzo di mercato al 1 gennaio, non è così agevole da fare, dipende da tanti fattori. Innanzitutto perché, come diceva lei, il sistema bancario in questo momento è sotto pressione, specialmente quello italiano. Quindi l'andamento delle banche in generale dipende da fattori settoriali piuttosto che fattori specifici della singola banca. Pensiamo per esempio alle perdite su crediti, agli aumenti di capitale che qualcuna dovrà fare. E l'altro aspetto, nel caso specifico, dipende, la valutazione del mercato sarà fatta solamente sulla capacità del management di portare avanti il piano industriale che è stato presentato nei modi e nei tempi prefissati. Se saranno in grado di raggiungere questi risultati, allora probabilmente il valore dell'azione crescerà. Le prospettive in questo momento di oggi sono queste al momento, e anche oggi il mercato ci sta dicendo che le azioni stanno crescendo, però ricordiamoci che oggi è tutto il comparto bancario esatto, che sta crescendo. Che scommette sulla rimessa in moto di tutto il risico bancario italiano, quindi probabilmente si scommette anche su altre aggregazioni che potrebbero essere messe allo studio a breve. In questo momento il concambio, Basile, su che valori si muove? L'operazione assegnerà un'azione della nuova capogruppo Banco BPM per ogni quante azioni Banco Popolare e Banco BPM? Per un'azione del Banco Popolare, del vecchio Banco Popolare, e per 6,386 azioni del vecchio Banco Popolare di Milano. Quindi se io ho 100 titoli della Popolare di Milano, per ogni 6 azioni che ho me ne verrà consegnata una del nuovo Banco BPM S.p.A. Esattamente. Questo sarà il problema delle frazioni eventualmente, ma quelle vengono liquidate in denaro. Ne parleremo il 1 gennaio del 2017 oppure qualche giorno prima della fine dell'anno, Basile, magari di nuovo con lei. Allora, tra l'altro ricordiamo che queste due banche hanno delle storie naturalmente molto interessanti, delle quali abbiamo parlato tanto a lungo negli anni passati, direi, soprattutto per quello che riguarda per esempio il Banco Popolare, che arriva, nasce ufficialmente nel luglio del 2007 dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare Italiana, che a sua volta era la ex Popolare di Lodi, di Giampiero Fiorani, bla bla bla, non ne risolleviamo certi tappeti con un po' di polvere sotto, direi, Basile, no? Per la Pop, esatto, per la Pop Milano anche qua una storia molto travagliata, perché qua invece c'è in pancia a questo gruppo un pacchetto, un gruppo molto folto di soci dipendenti, no? Che hanno avuto anche una voce rilevante in assemblea dei soci venerdì, nel fine settimana, perché non tutti erano d'accordo appunto con il portare avanti questa aggregazione con il Banco Popolare. Quindi anche questa è una storia importante da questo punto di vista. Ci sono anche i soci pensionati dell'Istituto Milanese, il fronte che si chiama appunto Patto per la BPM. E c'è qualche cosa da dire a questo proposito oppure andiamo avanti con il tema cosa succede adesso per i clienti di queste banche? No, su questo, cioè, ormai la fusione è stata deliberata, quindi a questo punto non si guarda avanti. La loro voce è stata ascoltata relativamente. Allora, la fusione non è naturalmente un processo semplice, ci vorranno anni perché si possano realizzare tutti gli effetti della fusione in termini di riorganizzazioni, economia di scala, eccetera. Cosa cambia per un cliente normale che va allo sportello, ha un conto corrente, magari un affidamento o un mutuo in corso, Basile? Cambia relativamente poco, i rapporti continueranno ad essere, la nuova banca prenderà i rapporti attivi e passivi delle due che entrano, che si fondono. Sicuramente la clientela andrà incontro a disagi di tipo operativo probabilmente, dovuti al processo di fusione, che è un processo complicato ed è un processo organizzativamente difficile. Pensi per esempio solamente alle chiusure degli sportelli che ci saranno, agli esuberi come diceva lei, la banca sta cambiando, si avrà una banca nuova che sarà completamente diversa dalle altre due, con un alto contenuto tecnologico, questo è quello che viene stato dichiarato nel piano industriale della nuova banca.
Quindi i clienti sicuramente cambieranno i riferimenti, avranno delle problematiche su con chi relazionarsi probabilmente, perché poi ci sarà commissioni di personale e riorganizzazioni interne. Altro aspetto per esempio da valutare è che il sistema informativo dovrà essere unificato, ma questo significa all'interno della banca nuove procedure, nuovi processi di apprendimento da parte del personale. O anche pensi per esempio al fatto che queste due banche prima operavano in maniera separata e avevano delle società prodotto duplicate, anche lì ci sarà la necessità di riorganizzarsi. Quindi per esempio, non lo so, nella società, se entrambe hanno reciprocamente una divisione del credito al consumo, diventerà una società unica, quindi un unico database di clienti, però esatto, probabilmente per chi però deve rimborsare doppio personale, per esempio, però questi o anche duplicazione di funzioni. Il rovescio della medaglia però è che superati queste difficoltà iniziali si avrà una banca sicuramente più solida, più efficiente, in grado di stare sul mercato, e il terzo gruppo italiano dopo Banca Intesa e Unicredit. Quindi un vantaggio per i clienti sicuramente di avere a che fare con un istituto che sarà in grado anche di soddisfare le loro aspettative. Questo è l'auspicio anche di tutto il sistema, certo. Voleva chiudere Basile? No, volevo dire che bisogna che abbiano pazienza di sopportare questi disagi che derivano dalla riorganizzazione, poi i risultati ovviamente si vedranno. Che sono disagi probabilmente anche per i dipendenti di queste due banche, perché molto spesso ce ne dimentichiamo, sì. Ecco, che stanno adesso intanto osservando quasi come se fossero delle figure esterne a questo procedimento, poi li devono gestire anche internamente con tutto quello che è il mondo che in inglese si chiama della compliance. Vabbè, detto. Il problema sarà proprio dei front office, di quelli che avranno le relazioni col cliente, che dovranno gestire il cambiamento e gestire anche eventualmente le lamentele, per esempio. Ecco, infatti, quelle saranno sicuramente in prima fila. Pierluigi da Milano, qui spero che lei mi possa venire incontro, Basile, altrimenti gli rispondiamo magari in privato. Chiede cosa succederà per le opzioni possedute in BPM. C'è anche ci sono anche delle opzioni in circolazione sui titoli BPM? Ma io sappia. Allora magari rispondiamo in privato. Esatto, Pierluigi, mi scriva qualche dettaglio in più. Adesso qua a ci trova. A meno che non abbia acquistato opzioni sul mercato. Ecco, infatti per sì, ci nel faccio... caso di opzioni sul mercato, quelle vengono riclassificate in base al nuovo sottostante. Quindi Pierluigi, ci scriva qualche dettaglio in più. Allora, tra i clienti delle banche naturalmente ci sono non solamente, come dire, piccoli risparmiatori e piccoli clienti, ma anche per le aziende. Per loro, secondo lei, questa aggregazione complicherà la vita? Allora, le aziende sicuramente sono dei clienti come tutti gli altri, quindi andranno incontro alle stesse difficoltà. Pensiamo per esempio anche ai processi del credito, che bisogna unificare i processi del credito, chi decide come e quando affidare un'azienda andranno unificati, quindi probabilmente le aziende si troveranno ad avere a che fare con relazioni diverse da quelle che fino a quel momento, fino ad oggi, hanno avuto. La problematica su cui possono andare incontro le aziende, una delle tante, potrebbe essere quella della condivisione di clienti che erano affidati indipendentemente dal vecchio Banco Popolare e dalla vecchia Banca Popolare di Milano. In questo caso loro avrebbero un cumulo di affidamento che, se era sostenibile su due banche diverse, potrebbe non essere sostenibile invece su un'unica banca. Tenga presente però che nel piano industriale la cosa è stata affrontata ed è stato evidenziato che situazioni del genere potrebbero essercene poche, per lotti però superiori a 50 milioni. La problematica non è sulle grandi aziende che hanno un maggior potere contrattuale, ma è sulle piccole e medie, che statisticamente vediamo ai giorni d'oggi anche dalle statistiche di Banca d'Italia sono quelle che stanno soffrendo di più la restrizione del credito. Con quale... Sì, prego. No, ogni tanto ci intervalliamo io e ci interponiamo, no, com'è che si dice? Ci sovrapponiamo io e Basile così, ma perché Basile deve prendere un po' più di confidenza con il mezzo radiofonico. Senta, quindi che cosa possiamo dire? Allora, i correntisti possono dormire sonni tranquilli? Queste due banche oggi soddisfano i rigidissimi requisiti chiesti dalla Banca Centrale Europea? Ricordiamo che per andare a questa integrazione ai soci, per esempio, del Banco Popolare sono già stati chiesti dei sacrifici, perché il banco ha fatto un aumento di capitale da 1 miliardo di euro. Quindi ad oggi, appunto, lei sostiene che come dire, si va verso una situazione di maggiore stabilità rispetto al recente passato? Assolutamente sì. Ricordiamoci che queste due banche prese individualmente avevano superato tutte e due i stress test della BCE,
ed è stata proprio la fusione che ha chiesto questi sacrifici addizionali, soprattutto al Banco Popolare, perché l'ottica è cambiata, non è più quella di due banche separate, ma della valutazione di un'unica banca che è il terzo gruppo nazionale, quindi con criteri e parametri diversi da quelli che erano le due singole banche. Poi bisogna anche fidarsi della vigilanza europea, in questo momento ha i mezzi, i poteri, gli strumenti per intervenire e per fare una vigilanza più attenta. Quindi comunque la banca in questo momento, quella che nasce, è sicuramente affidabile con dei requisiti patrimoniali molto solidi da permettere di star tranquilli i correntisti e chi ha i risparmi depositati in questi istituti. Esatto, a proposito di questo, c'è chi solleva la situazione, per esempio per la Popolare di Milano, della divisione, diciamo, di banca online, BPM per esempio a WeBank. Qualche ascoltatore si chiede, ma farà una fine particolare appunto la banca online della banca tradizionale? Io credo che rimarrà, anche lì bisognerà vedere se appunto si configurano profili di doppioni, no? Quindi su questo che cosa possiamo dire? Bisogna vedere, allora, i rapporti verranno trasferiti, la banca online continuerà a esistere, bisognerà vedere solamente quale sarà il vestito, se quello di WeBank o quello del gruppo Banco Popolare. La tendenza futura comunque strategicamente per le banche è quella di andare sempre più sull'internet e sulla multicanalità e di abbandonare lo sportello, quindi non cambia relativamente poco, cambierà solamente il nome di chi fornirà il servizio. Infatti. Ma sulla tranquillità del sistema e del gruppo e della solidità non c'è alcun dubbio al momento. Senta, per chi invece è socio azionista in questo momento della banca, delle due banche appunto quotate in borsa, sta facendo qualche ragionamento di convenienza rispetto al concambio fissato per capire se gli conviene mantenere questa posizione diciamo azionaria e traghettare l'attuale situazione a quella nuova che verrà a maturare a partire dal 1 gennaio del 2017. Ci sono appunto delle considerazioni da suggerire ai nostri ascoltatori, appunto, se è il caso di mantenere questo investimento? Secondo lei quali azionisti che in questo momento hanno questa posizione ci vanno in perdita oppure ne hanno qualche vantaggio rispetto a questa aggregazione? La convenienza proprio dell'investimento sul mercato azionario, come si fa a fare qualche riflessione su questo? Allora, è un tema un po' complicato, dipende da caso per caso sicuramente, anche perché intanto bisogna vedere a che prezzi di acquisto hanno in carico queste azioni, da quanto tempo, senza parlare poi del profilo di rischio e di altre cose che bisogna comunque valutare nella scelta se tenere o no un investimento. Limitandoci però, diciamo, al tema, quindi al fatto se conviene o no, le prospettive sono quelle migliori. In questo momento il sistema bancario i prezzi sono molto a sconto e sono stati molto ridotti per effetto della crisi, e il mercato bancario si sta muovendo e sicuramente cercherà di recuperare, lo farà, il tempo perduto. Quindi la tendenza futura del mercato bancario è quella di un investimento a medio-lungo termine che probabilmente potrà recuperare tutto quello che ha perso fino a questo momento. Certo, però insomma non è che si possono dare delle linee guida a chi appunto giustamente è azionista. Dipende da quando è stato fatto l'investimento, da che tipi di obiettivi sono stati associati ad un investimento di questo tipo, quindi valgono le regole generali dell'investimento azionario. Assolutamente. Un investitore, che è azionista per la volontà di essere azionista della banca, proprio per quel senso di appartenenza, definiamolo così, in questo momento che c'è una fase di rilancio forse non sarebbe opportuno liberarsi delle azioni. Però ecco, quello che possiamo dire, Basile, è che da qui al 1 gennaio, così ragionevolmente ragionando, grossi scostamenti di prezzo non li vedremo, perché da qui al 1 gennaio probabilmente i prezzi di queste due società, di queste due banche, si manterranno su questi livelli allineati a questo famoso concambio che abbiamo indicato all'inizio, quindi a meno che non partano delle fiammate speculative o un tracollo del sistema finanziario europeo. Ecco, no. Perfettamente, ha centrato il punto. L'andamento delle due banche dipende dall'andamento del piano industriale, che nei prossimi 2 o 3 mesi sicuramente non vedremo applicato, anche perché la partenza è dal 1 gennaio 2017, ci saranno degli aggiustamenti già in itinere sicuramente. E poi ricordiamoci, come diceva, tracolli piuttosto che fiammate. Anche noi per esempio abbiamo il referendum del 4 dicembre, che anche quello è un
è un banco di prova, esatto, per il sistema bancario italiano, che potrebbe appunto interferire con l'andamento dei titoli delle società finanziarie. Grazie, esatto, a Patrizio Basile di Consulti.